Ben ritrovati ragazzi in un nuovo video sui pronostici della nona giornata di Serie A con Guido e Guglielmo. Ciao ragazzi. Nuova sfida ai pronostici. Guido non saluta. Non mi fai salutare, non mi dai neanche il tempo, cazzo. Ciao a tutti ragazzi. Iniziamo subito da Sassuolo-Inter, prima partita. Inter che viene dalla vittoria in Champions contro il Barcellona, molto importante soprattutto per il morale. Ora però bisogna dare continuità. Io credo che l'Inter la porterà a casa contro i neroverdi, consiglio 2 secco. Io non so come andrà a finire, però penso che entrambe le squadre segneranno. Gol. Mi sono perso il discorso, ragazzi. Gol più over 2,5. Milan-Juventus, big match di giornata. Io sinceramente sto vedendo la Juventus un po' più fresca del Milan, che mi sembra invece un po' più stanco. Juventus che non può permettersi di perdere questa partita. Vado a consigliare X2, tra l'altro anche ben quotato. E anche in questo caso non sono molto sicuro sul risultato, però sì, il Milan è affaticato. Comunque non credo segneranno troppi gol, quindi consiglio under 2,5. Io consiglio over 2,5. L'opposto mio. Bologna-Sampdoria. Premetto che non me la giocherei. Forse le due squadre più in difficoltà in questo momento. Sampdoria che ha cambiato allenatore, c'è Stankovic. Io mi aspetto voglia di vincere da entrambe le squadre, consiglio gol. In queste situazioni, due squadre in difficoltà, o si ammazzano di gol o finisce 0-0 la partita. Io consiglio gol però. Ma io invece, ragazzi, vi consiglio casa over 1,5. Rivedendo molti risultati in casa del Bologna contro la Sampdoria, partite finite come 2-0. 3-1, 2-1, 2-2, quindi va bene. Posso dire quello che poi ho studiato, Guido, cazzo. Guido. Scusatemi ragazzi, mi ho avuto un momento di agitazione. Quindi vi consiglio casa più over 1,5. Torino-Empoli. Torino che viene da 3 sconfitte consecutive, secondo me questa la porterà a casa. Mi aspetto un Torino solido, consiglio 1 fisso. Il Torino non può perdere, non rischio l'1 fisso, ma 1x. È tutto quanto, volevo dire che va bene l'esempio, vabbè. Over 2,5. Monza Spezia. Monza che è in un buon momento, viene da 2 vittorie consecutive senza subire gol. Tra l'altro, Spezia che con le grandi perde sempre, però con le squadre più abbordabili solitamente ottiene dei punti. Sinceramente è una partita da tripla, consiglio gol da entrambe le parti. Come nel caso di Bologna e Sampdoria, è una di quelle partite che o finisce che si ammazzano di gol o 0-0. Anche in questo caso penso che entrambe andranno a segno, però non credo che il Monza perda, quindi 1x più gol. Io sono sicuro che il Monza vince 1-0. L'ho sentito pure io, ma non ero sicuro, allora il Monza. Vince secondo me, mi sono perso il discorso. Uno fisso, ragazzi, per me Palladino riuscirà a stappare la vittoria contro lo Spezia. Udinese-Atalanta, scontro al vertice, terza contro seconda. Ragazzi, io ho la sensazione che questa partita finirà in pareggio, perché sarebbe clamoroso se una delle due dovesse vincere anche questa partita. Il mio pronostico è X o gol. Sarebbe davvero clamoroso, infatti se l'Udinese vincesse sarebbero 7 vittorie di fila, se non sbaglio, e comunque appunto sarebbe qualcosa di strano che non ci saremmo mai aspettati. Stessa cosa più o meno per l'Atalanta, però guarda, non penso che l'Udinese perda, quindi 1x più gol. Siamo di fronte a due squadre che stanno in una forma smaliante, quindi per me vince l'Udinese, però vi consiglio over 2,5. Salernitana-Verona. Sinceramente è un match che non mi giocherei. Il Verona è una squadra che deve ancora acquisire un'identità. Anche la Salernitana, Nicola, è a rischio esonero. Non capisco il perché, sinceramente. Io qui vado a consigliare multigol 2-5. Due squadre che vengono da risultati non troppo positivi, soprattutto la Salernitana che ha perso 5-0 col Sassuolo. Il Verona si è fatto beffare dall'Udinese all'ultimo minuto. Comunque due squadre in difficoltà, soprattutto il Verona, e due allenatori a rischio esonero. Comunque credo che il fattore casa faccia la differenza, quindi consiglio 1x. Io, ragazzi, non capisco il giocamento della dirigenza salernitana per far esonerare Nicola. Sta facendo un ottimo campionato. Poi quello che ci ha
diciamo, panchina a rischio di più Cioffi. Quindi per me la Salernitana forse pareggia, però vi consiglio 1x. Cremonese-Napoli, gara secondo me senza storia. Tra l'altro il Napoli è anche ben quotato, quasi 1,50. Il mio consiglio è 2 più over 1,5. A inizio campionato non avrei mai pensato che il Napoli potesse mai fare un campionato del genere, o quantomeno un inizio stagione del genere, sia in Serie A che in Champions. Credo che questa forma adesso faccia paura un po' a tutte le squadre, non solo italiane ma d'Europa, e quindi credo che la Cremonese si scanserà perché avrà paura di affrontare il Napoli. 2 fisso. Io non sono d'accordo, la Cremonese va alla testa alta e secondo me un pareggio riesce poi a strapparlo il Napoli. Quindi gol ve lo consiglio, però si sa, il Napoli è sempre partito così in quarta e poi è calato verso le ultime partite del campionato, quindi come ho detto gol. Roma-Lecce. Allora, sinceramente questa è una partita che non vedo proprio favorita la Roma, però la quota della Roma è abbastanza bassa. Io vado a consigliare il marcatore Tammy Abraham, che non segna da un po' di partite e secondo me tornerà a sbloccarsi in casa. È vero, la quota della Roma non è troppo alta e la partita è un po' rischiosa perché Lecce è una di quelle squadre che di solito alla Roma dà fastidio, e la Roma sappiamo che ogni anno perde punti con squadre di medio-bassa classifica, e comunque però non può perdere dopo aver perso in casa contro il Betis in Europa League. Sarà stanca sicuramente a differenza del Lecce, ma credo che la porterà a casa, quindi consiglio 1. Io ragazzi vi consiglio gol, secondo me la Roma la stecca sta partita, però un gol si spera che lo fa. Poi a me il Lecce mi ricorda un po' come l'Empoli l'anno scorso, quindi ma partita difficile, gol da entrambi le parti, secondo me. E terminiamo con un match molto interessante, Fiorentina-Lazio. Fiorentina che deve risollevarsi in campionato sicuramente, viene da un'ottima vittoria in Conference League. Lazio che invece snobba completamente l'Europa League. Il mio pronostico è gol da entrambe le parti. La Fiorentina si sta piano piano riprendendo, la Lazio è in campionato in un buono stato di forma, ha segnato parecchi gol nelle ultime giornate, credo che segnerà, ma in questo caso credo che segnerà anche la Fiorentina, quindi consiglio anch'io gol. Io ragazzi non dico una quota altissima, quindi vado su over 1,5, quota 1,23. Una bomba, guarda, porco due. Bene ragazzi, per questa sfida ai pronostici per la nona giornata è tutto, lasciate un like se volete rivedere Guglielmo e Guido in una nuova sfida ai pronostici, iscrivetevi al canale, seguite la pagina Instagram Calcio con la F che potete trovare in descrizione, e ci vediamo come sempre nel percorso. Spolicciate ragazzi tanto, se mi volete o non mi volete vedere in questo video, io ci darò sempre a prescindere, tanto vivo in questa casa. Nessuno non ha detto niente. E lo voglio ribadire, non mi dire niente, cazzo. Alla prossima puntata, ragazzi.